La questione rifiuti ha tenuto banco nella giornata di mercoledì con due manifestazioni importanti. La prima si è tenuta presso la zona dell'interporto ed è stata promossa dal neo sindaco di Cirignola, Franco Metta, che ha ribadito di fronte a tantissimi cittadini il no all'arrivo dei rifiuti sotto la sua giurisdizione, concetto che era stato ribadito più volte dallo stesso esponente del movimento politico La Cicogna durante la campagna elettorale, e polemizzando apertamente con l'ex assessore regionale Elena Gentile. Poco prima dell'incontro con i cittadini si è incontrato sempre su questa vicenda con i dipendenti e il gruppo di amministrazione dell'Iposea, che ha sposato la linea dell'amministrazione comunale. Contemporaneamente, a qualche chilometro di distanza, alla discarica di Forcone Cafiero, si svolgeva una manifestazione simbolica del Partito Democratico. A differenza dell'affluenza di numerosi cittadini all'interporto, c'erano pochissimi sostenitori del partito, che tra l'altro è stata la prima uscita ufficiale per il segretario Tommaso Sgarro dopo la batosta elettorale, e ha risposto per le rime al sindaco Metta. Ci sono stati due striscioni che capeggiavano al cancello della discarica. Cerignola è emergenza, e Franco, dove sei?